È una gara questa. Amazon ha sviluppato un dispositivo che è una macchinina in grado, attraverso una telecamera, di acquisire le immagini e poi, con degli algoritmi di machine learning molto evoluto, ovviamente programmato da chi partecipa alla gara, è in grado di effettuare il percorso seguendolo nel minor tempo possibile con la migliore efficienza possibile. La gara l'abbiamo lanciata tra dipendenti Reply e anche partecipanti esterni, clienti che si volevano cimentare, proprio per dimostrare come è possibile, attraverso sistemi di machine learning, creare macchine a guida autonoma. Ci sono tantissimi che si stanno cimentando in questa sfida. È chiaro che la precisione, l'affidabilità, la sicurezza e l'efficienza sono i parametri fondamentali, quindi chi riuscirà a sviluppare un sistema veramente sicuro ed efficiente, in grado di reagire a tutte le condizioni che cambiano, e qui noi ne abbiamo un esempio, perché le condizioni di luce, quindi l'illuminazione, le ombre, piuttosto che i movimenti che ci sono, condizionano queste macchinine, quindi oggi ne vedremo delle belle. E la sicurezza migliorerà sempre di più quanti più ci saranno veicoli autonomi in futuro che circolano sulle strade. Perché i veicoli parlano tra loro? Perché i veicoli parlano tra loro, parliamo di IoT, che è un tema che noi stiamo affrontando già da più di 10 anni, e quindi l'internet degli oggetti, l'internet of things, è proprio la comunicazione di sistemi che sono molto più reattivi e veloci dei sistemi umani. Nel momento in cui sono anche sicuri o più sicuri, e come sarà di sicuro dei sistemi umani, avremo raggiunto uno scopo che va in tantissime direzioni. Torino ha il suo cuore nel Politecnico. Noi in Reply assumiamo praticamente solo ingegneri che arrivano dai migliori politecnici atenei italiani, e Torino ne è un po' la culla. E molta innovazione e tecnologia è nata qui, ovviamente oggi la si implementa in tantissimi posti d'Europa e d'Italia.